Credo che tutti ci ricordiamo di Alice nel Paese delle Meraviglie e Alice attraverso lo specchio. Ecco, nel nostro paese, più che in altri posti, sembra oggi, come dire, concretizzarsi l'inquietante fenomeno di cui ci parla Lewis Carroll in Alice attraverso lo specchio, il dialogo fra Alice e l'uovo Humpty Dumpty. Quando io uso una parola, disse Humpty Dumpty, in tono alquanto sprezzante, questa significa esattamente quello che decido io, né più e né meno. Bisogna vedere, disse Alice, se lei può dare tanti significati diversi alle parole. Bisogna vedere, disse Humpty Dumpty, chi è che comanda. Tutto qui. Ricorda qualcosa? No. Quando... Ecco, vorrei stipulare un accordo con voi per effetto di una cosa che ho sentito dire da Proietti in uno spettacolo. Una volta, insomma, nel corso dello spettacolo, lui fece una buona battuta, che però insomma, partì un mezzo applauso. E se applaudite sarei contento di sentire degli applausi vigorosi. Casa editrice mi ha provveduto di sostanze psicotrope prima di salire sul palcoscenico e dire queste stupidaggini di cui poi naturalmente pagherò in termini di taglio delle royalties, questo è ovvio. Quando si ha a che fare con le parole, dice l'uovo amico di Alice, una sola cosa importa, chi comanda, cioè chi è il padrone, e questo è tutto. Eppure, come ricorda la Regina Rossa qualche capitolo più avanti, una volta detta una cosa è fatta e devi accettarne le conseguenze. Le parole sono anche atti dei quali è necessario fronteggiare le conseguenze. Esse sembrano non avere peso e consistenza, sembrano entità volatili, ma sono in realtà meccanismi complessi e potenti, il cui uso genera effetti e implica, o dovrebbe implicare, responsabilità. Le parole fanno le cose, come suggerisce fin dal titolo un libro fortunato del linguista John Austin. Vedete, queste sembrano un po' delle cose, uno fa l'intellettuale e dice, vabbè, si fa molto effetto dire che le parole producono effetti, le parole fanno le cose, però poi nel mondo concreto le cose le fanno le cose e gli atti. Vedete, la narrazione dei fatti non è un'operazione neutra. La comunicazione spesso letteralmente crea quella che noi chiamiamo la realtà. Ciò è dimostrato con particolare efficacia dagli studi della psicologia giuridica. Elizabeth Loftus, una delle massime autorità mondiali nel campo della psicologia, della testimonianza e della memoria, mostrò a un gruppo di volontari la videoregistrazione di un incidente automobilistico. Successivamente i soggetti furono divisi in due gruppi. A quelli del primo fu chiesto a che velocità andassero le auto quando si erano scontrate, mentre a quelli del secondo fu chiesto a che velocità andassero le auto quando si erano schiantate. Quelli del secondo gruppo indicarono velocità di gran lunga maggiori rispetto a quelli del primo. Una settimana dopo ai soggetti fu chiesto se avessero notato vetri rotti sulla scena dell'incidente. In realtà non vi erano vetri rotti, ma i volontari del secondo gruppo indicarono tale inesistente dato in percentuale doppia rispetto a quelle del primo. Tutto questo solo per effetto dell'uso di due parole diverse nella formulazione della domanda che sollecitava memoria e narrazione dei fatti. Noi nei processi, questo lo vediamo spesso, ma in realtà ha a che fare con svariati ambiti della vita civile, politica, la letteratura, politica. Perché recentemente noi stiamo avendo più saggi di questa capacità delle parole letteralmente di trasformare le cose, di trasformare la storia, di trasformare la cronaca e di trasformare nel bene o nel male il mondo. Lo diceva Orwell in 1984. Ricordate la neolingua? Vorrei ricordare a qualche commentatore, a qualche giornalista che ha recentemente detto che la neolingua è una creazione del professor Zagrebelsky, che non è così, Zagrebelsky ha citato Orwell, questo, diciamo, piccolo, siccome abbiamo letto la neolingua di Zagrebelsky, è bene precisare questo dettaglio.
Beh, la cronaca politico-giudiziaria offre svariati esempi di pratica di una neolingua nostrana. La vicenda del cosiddetto avvocato Mills, ve la ricordate, no? Ve la riassumo brevemente e poi leggo qualcosa per cercare di essere più preciso. Questo signore è un avvocato inglese specializzato in costituzione di società nei cosiddetti paradisi fiscali, sono le società cosiddette offshore. È stato accusato di un reato grave, si chiama corruzione in atti giudiziari, e l'accusa è di aver ripetutamente reso falsa testimonianza per favorire la persona che era imputata in quei processi, che è l'odierno Presidente del Consiglio. Nel gergo orribile dei giuristi si dice che la corruzione è un reato plurisoggettivo a concorso necessario. Scusate. Significa che non c'è la corruzione che uno fa da solo. Uno può fare un omicidio da solo, può fare un furto da solo, può fare un sacco di cose, diciamo, di vario genere da solo. Perché ridete? Non capito. Pensiamo al bricolage, no? Ma non la corruzione. La corruzione non si può fare da soli. O si è in due, tre o quattro, o no. Questa è la premessa. Il procedimento, iniziato come naturale a carico del presunto corrotto e del presunto corruttore, si era scisso nell'ottobre del 2008. Il Tribunale di Milano aveva infatti separato la posizione dell'imputato Berlusconi per trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, affinché questa valutasse la legittimità del cosiddetto lodo Alfano, poi torneremo su questa espressione. Per effetto di quella legge il procedimento a carico dell'imputato Berlusconi venne sospeso, mentre quello a carico dell'imputato Mills proseguì fino alla condanna di quest'ultimo. Il Tribunale lo ritenne infatti responsabile del reato di corruzione in atti giudiziari e lo condannò a 4 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte d'Appello confermò la condanna. In estrema sintesi, questi i fatti. Ora c'è un'altra nozione giuridica che bisogna fornire prima di stringere i termini di questa faccenda e vedere cosa c'entra la manomissione delle parole con questa storia. Questi due concetti sono il concetto di reato plurisoggettivo di cui abbiamo detto prima e il concetto di prescrizione. La prescrizione nel diritto penale significa questo: lo Stato, se passa un certo periodo di tempo dalla commissione di un fatto, rinuncia a punire qualcuno anche se ha commesso qualche cosa. Rinuncia a punire qualcuno per un fatto che ha commesso. La sentenza che dichiara estinto un reato per prescrizione ha come premessa logica e giuridica la sussistenza del reato stesso. Essa è dunque, per intuibili ragioni, cosa ben diversa da una sentenza di assoluzione. È utile citare un piccolo brano di quella sentenza al riguardo delle sezioni unite della Cassazione. Al riguardo deve osservarsi che alla stregua delle valutazioni dinanzi effettuate risulta verificata la sussistenza degli estremi del reato di corruzione in atti giudiziari. Cioè l'avvocato Mills è stato certamente corrotto ed è stata poi dichiarata però la prescrizione per il decorso del tempo. Quindi in estrema sintesi, risulta provato dopo ben 3 gradi di giudizio il reato di corruzione in atti giudiziari. Risulta provata per conseguenza necessaria la sussistenza tanto di un corrotto quanto di un corruttore. Il reato per il quale l'imputato Mills era stato condannato a 4 anni e 6 mesi è estinto per prescrizione, cioè per il mero decorso del tempo. L'imputato Mills non è stato assolto. Date queste elementari e apparentemente incontrovertibili premesse, il 26 febbraio 2010 il giornale, dopo aver titolato «Processi, vittoria di Berlusconi», definisce Mills, virgolette, praticamente assolto. E informa i suoi lettori che Berlusconi, virgolette, non dovrà presentarsi in tribunale per discolparsi. Infine, con un totale capovolgimento del dato storico e testuale, conclude che se non c'è più il corrotto, non ci può più essere il corruttore. Quando invece la cosa è, come dire, esattamente il contrario. La sentenza di assoluzione e quella che dichiara il reato estinto per prescrizione hanno una sola cosa in comune, cioè l'imputato non subisce la pena. In un caso perché innocente,
nell'altro perché, nonostante la sua colpevolezza, il tempo decorso implica la cessazione della cosiddetta pretesa punitiva dello Stato. Assoluzione e dichiarazione di prescrizione sono due cose diverse. Vengono rese praticamente uguali da una narrazione dei fatti che si fa manipolazione e sovvertimento della cronaca in prospettiva della storia. Il capovolgimento del reale si fa più evidente e più devastante grazie alla televisione. L'edizione del TG1 dello stesso giorno, 26 febbraio 2010, si apre con il titolo «Dopo l'assoluzione dell'avvocato Mills, polemiche e le opposizioni. La maggioranza dice vittoria della giustizia». Il conduttore prosegue: «Il giorno dopo la sentenza di assoluzione, la politica si divide sul caso Mills». Abbiamo visto come la differenza fra dichiarazione di prescrizione e sentenza di assoluzione sia linguisticamente, giuridicamente, logicamente chiarissima. Mills non è stato assolto, eppure a seguito dell'impiego abusivo della parola assoluzione, la realtà è stata manipolata, falsificata, resa altra. Per i milioni di spettatori che hanno assistito a quel telegiornale, l'avvocato Mills è stato assolto e Berlusconi è innocente. Il riepilogo di questa vicenda richiama alla mente quello che disse Toni Morrison nella sua Nobel Lecture e la sua riflessione sul concetto di lingua morta. Per Toni Morrison la lingua morta non è solo una lingua priva di parlanti, ma è una lingua rigida che si limita a contemplare la sua paralisi. Una lingua morta è la lingua del potere, che nasce da una censura ed essa stessa censura.